il mugnaio e l'asino. Non molto tempo fa c'era un mugnaio che viveva nel suo mulino con la moglie ed il figlio ed aveva anche un asino per trasportare il grano e la farina. Un bel giorno il mugnaio volle vendere l'asino e così, il giorno del mercato, prese con sé il figlio e si diresse verso il villaggio. Per poter essere venduto ad un buon prezzo, l'animale doveva essere bello grasso e sembrare in buona salute. Orbene, c'era un bel pezzo di strada da fare per arrivare al villaggio. Il mugnaio pensò che non era molto sensato far camminare l'asino per tutto quel popò di strada, con il rischio di farlo affaticare troppo. Infatti, un asino che sembrasse smunto o malaticcio al mercato si sarebbe venduto per molto meno del suo valore. Perciò pensò bene di legargli le zampe davanti con una corda e fece lo stesso anche con quelle posteriori. Prese poi le due corde, le legò ad un grosso bastone e insieme al figlio si caricò l'asino in spalla e proseguì verso il mercato. Ben presto furono entrambi stanchi morti perché l'asino pesava ben più di quanto pensassero e per di più il mugnaio sentì che alcuni passanti borbottavano tra di loro e ridacchiavano. Ma guarda quei due, che sciocchi! Sì, sono loro a camminare caricandosi l'asino sul groppone. Gli asini sono proprio loro due. Così il mugnaio pensò tra sé e sé. Però, forse quella gente ha ragione. Dobbiamo fare in un altro modo, perché oltretutto così non ce la facciamo più ad andare avanti. Il mugnaio sciolse la corda e tutti e due aiutarono l'asino a rizzarsi in piedi. Il figlio montò in groppa all'asino e proseguirono così il cammino. Ma mentre continuavano per la loro strada, sentivano i passanti bisbigliare tra loro. Ma guarda lì, che pigrone di un ragazzo! Quel povero vecchio deve andare a piedi e quel pezzo di giovanotto grande e grosso invece è lì a cavalcioni del somaro. Non capisco proprio come il padre possa permetterlo. Così il mugnaio pensò. Certo che hanno ragione. Procedere così è davvero disdicevole. Così ordinò al figlio di scendere e di camminare per l'ultimo pezzo di strada mentre lui, a sua volta, montò in groppa all'asino. Tutto sembrava andar bene quando dopo poche centinaia di metri passò della gente che disse: ma cosa si deve vedere in giro? L'uomo se ne sta seduto bello comodo in groppa all'asino e quel povero fanciullo arranca dietro di lui stanco morto. È un bel egoista quel tipo lì. E di nuovo il mugnaio pensò: ma mi sembra che anche questi non abbiano torto. A questo punto è meglio che ci sediamo tutti e due in groppa all'asino, così nessuno dei due si stancherà più. Detto fatto, il figlio rimontò in groppa all'asino, ma la quiete non doveva durare a lungo, perché la gente che incontravano dava mostra di impietorsirsi per l'asino. Lanciavano infatti sguardi indignati in direzione del terzetto e dicevano: ma guarda un po', l'asino soccombe sotto il peso di quel vecchio e di quel ragazzo. Questo è maltrattamento degli animali, bello e buono. Ti sembra possibile che non possano fare a piedi neanche il pezzetto di strada che c'è per arrivare al villaggio? Il mugnaio notò che l'asino cominciava a dar segni di stanchezza e così pensò: sì, quella gente ha proprio ragione. E tutti e due siamo troppo pesanti per la povera bestia. E poi c'è il rischio che al momento di arrivare al mercato l'asino sembri meno in salute e più magro di quello che è in realtà. Ma andremo a piedi tutti e tre, mi sembra la soluzione migliore. E così fecero per l'ultimo pezzo di strada fino al mercato, tutti e tre a piedi, il mugnaio, il figlio e l'asino. Quando arrivarono sulla piazza del mercato, un mercante di bestiame si diresse verso di loro e si rivolse così al mugnaio: oh, come mai voi due camminate di fianco all'asino? È un animale da soma ed è fatto apposta per farsi montare in groppa dagli uomini. Così facendo, l'asino si impigrisce e io di asini pigri proprio non so cosa farmene. Ma c'era un altro mercante di bestiame che aveva tutt'altra idea al riguardo. Voi dovete aver fatto camminare l'asino per tutta la strada, non è vero? Beh,
Avreste fatto meglio a trasportarlo qui. Così avrebbe avuto l'aria di essere un po' più sano e più in carne di quanto non sia ora. Allora il mugnaio si esasperò veramente. Se un estremo non andava bene, quell'altro neppure, e ogni soluzione di mezzo neanche. Qualunque cosa facesse, la gente aveva sempre da ridire. Così il mugnaio pensò tra sé e sé. Ah, basta. D'ora in poi lascerò che la gente cianci a suo piacere e farò soltanto quello che io riterrò opportuno e giusto fare. Da quel giorno il mugnaio non si lasciò più influenzare da quello che la gente poteva dire o pensare di lui. Da allora in poi agì sempre secondo il suo giudizio e di certo non ebbe mai di che pentirsene.